il famoso lago Ness. Ho sempre avuto voglia di conoscerlo. Un nido. A giudicare dalle dimensioni, deve essere di gabbiano. Qualcosa si muove. Il pulcino è sul punto di romperlo. Ah, questo berretto potrà dargli il calore di cui ha bisogno. Lo metterò nel nido dentro al berretto. Aspetta, non c'è stato bisogno di aspettare nemmeno un minuto. Guarda che bellino. Posso trovargli qualche utilità. Come va? Buongiorno. Il suo viso mi è familiare. Ah sì, non so, mi chiamo Graham McDundee. Che fortuna ho avuto di incontrarti. Il mio nome è McDundee. Ron McDundee. Sono un tuo cugino d'America. Cugino? Non ne sapevo nulla di un cugino in America. Ma sì, mi portarono lì molti anni fa, ma non ho potuto dimenticare la mia cara Scozia. Non sembri affatto uno scozzese. È il cibo americano. Sono venuto qui per mantenere viva la tradizione del Kang. E mi piacerebbe che mi dicessi gli ingredienti che ci vogliono per preparare un Nessie Boom. Com'è che non li conosci se sei del clan dei McDundee? Vedi, poco prima di sbarcare in America ci fu una tempesta e i miei genitori caddero fuori bordo senza potermi compilare il grande segreto. Fu terribile per me. Va bene, ti dirò gli ingredienti se prima mi dimostrerai che appartieni al clan McDundee e che conosci il nostro albero genealogico. Ti farò tre domande a cui soltanto un impostore saprebbe rispondere. D'accordo. Naturalmente ti ricorderai di il trisavolo di Shirley McDouglas. E che era il nipote di Mary McPherson, che voleva uccidere il figlio di Anne McLean, che era odiata da lo zio di Sarah McAloon, che invidiava il cugino di Rebecca McDylan, la cui amante tentò di sgozzare a il padre di Joan McGraham, che con irrefrenabile lussuria desiderava il genero di Lorraine McEnroe, il cui amante segreto fuggì con il fratello di Alice McDuan, cosicché non avrai problemi a dirmi chi era la figlia di Paddington McThorne. Lorraine McEnroe. Esatto. Andiamo con la successiva. Non avrai dimenticato la nipote di Ewan McLean, che ebbe una disputa con la sorella di Rob McEnroe, che crebbe assieme a la suocera di Paddington McThorne, sposato felicemente con la madre di Rod McAloon, che aveva una passione sfrenata per la figlia di Alistair McGraham, la cui fidanzata fuggì con la zia di Sean McPherson, che ebbe un flirt con la nipote di John McKinley, che non era in buoni rapporti con la cugina di Rick McDylan. Dimmi il nome di il padre di Joan McDouglas. Paddy McThorne. Molto bene, adesso l'ultima. Senza dubbio ricorderai il figlio di Anne McDuan, che con un tremendo orgoglio invidiava il genero di Mary McKinley, che invidiava il padre di Alice McEnroe, il cui amante segreto fuggì con lo zio di Shirley McGraham, che era odiata da il cugino di Joan McDundee, che aveva un ammiratore, il suocero di Sarah McMillan, e che era il trisavolo di Rebecca McThorne, che con irrefrenabile lussuria desiderava il fratello di Lorraine McDylan. Pertanto dovresti sapere il nome di la nipote di John McRoe. Shirley McGraham. Non c'è dubbio che tu sia un vero McDundee. Non l'ho mai dubitato, si può vedere nei tuoi occhi. Ed ora ti dirò ciò che vuoi sapere. I tre ingredienti per preparare un buon Nessie Boom sono un poco di latte, tre dita di grog e per ultimo mezza bottiglia di buon whisky scozzese. Grazie, cugino. Ti lascio pescare. Thank you.
2 e 3. Vediamo che aspetto ha. Azzurro chiaro. Ah, non c'è dubbio che abbiamo uno stupendo Nessy Boom da bere subito. Buona idea. Non credo sia troppo pericoloso mettere un po' di Nessy Boom nel portafastiglio. Ho tolto la piccola calamita che stava all'interno. Fatto. Bene, credo che dobbiamo uscire di qui al più presto. Quel McDundee non mentiva. Il Nessy Boom è pura dinamite. Caspita! Che incredibile incidente! Ah, vedo che alla fine ci sei riuscito, Carl. Non ho mai dubitato che ce l'avresti fatta. Alla fine quasi me ne vado con il diamante in prestito mentre tu stai lì a pensare agli affari tuoi. Ecco qui il trofeo. È lampante e non c'è nulla che mi resista. Ma se non fosse per il bonaccione di Carl che mi ha dato una mano... Lo supponevo. Ecco dov'era la testa. Adesso abbiamo bisogno di un chirurgo. Se lo tocchi, puoi dire addio alle tue mani di scrittore. Un'altra volta la salitina. Vediamo se questo mi aiuta a liberarmi di quella pietra maledetta. Perfetto. Ciò che non capisco è come non si distrugge lo stomaco del dottor Mosca. È rischioso,
ma potrebbe funzionare. Devo fare attenzione. Se scivolo, addio. Questo sembra un buon posto per sistemarlo. L'amore non può uccidere. I quattro ci osservano. E non perdonano. E non dimenticano. Lo sai. Dottore in neurochirurgia presso l'Università di Ginevra. 3 novembre 1903. Dottore in medicina interna presso l'Università di Bonn. 5 febbraio 1901. Dottore in psichiatria presso l'Università di Colonia, 4 aprile 1904. Dottore in cardiologia presso l'Università di Parigi, 2 agosto 1902. Ah, una porta segreta! Scommetto che conduce al laboratorio segreto del dottor Frankenstein. Vediamo cosa nasconde. Lo sospettavo. Laboratorio segreto del dottor Frankenstein. È chiuso. Quelli lì sono ago e filo. Sono del tipo che usano i chirurghi. Fa troppo gola per lasciarlo qui. Li terrò per l'esperimento. Li terrò. Preparerò sul tavolo tutti i pezzi di Frankie e lo cucirò con l'ago ed il filo. Userò questi resti di albume come liquido amniotico. Userò una caramella come glucosio. Userò quest'osso come calcio. La linfa di una pianta è come il sangue di un essere vivente. Mi servirà. Servirà come acido citrico. Benone, mi pare che tutto sia a posto. Il siero della vite è pronto, Frankie è sul tavolo operatorio e io ho gli occhiali protettivi.
Vediamo adesso se questo funziona. Frankie, Frankie, come ti senti? Diavolo! Non ha funzionato. Cos'è successo? A meno che... Ora ricordo. E hai detto che lo incontrasti nelle cantine? Sì! Andai in cantina per prendere delle bottiglie di vino e stava lì, steso al suolo, dietro dei barili. Sicuramente fu uno di quei maledetti zombie. Ieri notte, con tutto il trambusto della festa, qualcuno sarà entrato nella mia dispensa e se l'è portato via. Lo avrà nascosto in cantina per poi dimenticarsi di riprenderselo. Se lo piglio, me lo cucino in salmi. Elmer, merci mon ami per avermelo restituito. Lo lascerò nella mia dispensa e andrò a riposare. Perché me lo merito dopo ieri notte. Bonsoir. Sogni d'oro, François! Il cervello! Senza dubbio parlano del cervello di Frankenstein. Devo recuperarlo ad ogni costo. Non si direbbe che questo François abbia una cucina molto pulita. Buongiorno, sono Ron Ashman. Un'altra ispezione. Gliel'ho già detto, non lascerò che il dottor Mosca entri. Come vede è tutto pulito, mi lasci fare il mio lavoro. A dire il vero non venivo per l'impressione. Sto cercando un'altra cosa. Beh, come puoi vedere ho molto lavoro, perciò mi lasci tranquillo. Qual è stato il menù della festa? Vediamo. Preparai dei piatti deliziosi per tutti i mostri. Dai cuori ripieni di fiele, fino ai canapè di placenta di pipistrello. Senza dimenticare la deliziosa crema di sangue di adolescente, con occhi impanati alla mortifera e... E non preparò niente a base di cervella? Certamente. La mia famosa broschetta di cervella sanguinolenti, François. La torta di cervelletto con mirtilli. E il polmone a sorpresa, ripieno di macinato di cervello e salsa di ipotalamo. Cambiamo argomento. Meglio così. Perché non sparisce? La cucina è abbastanza sporca. Non è vero, François? Non è vero, monsieur. Quello che accade è che, essendo molto vecchia, ha un aspetto disordinato. Ma si potrebbe mangiare perfettamente per terra senza problemi. Cosa c'è nella dispensa? Questi non sono affari suoi. In cucina comando io, per cui è meglio che non si intrometta. Guardi, ho dimenticato dentro il mio portafogli. Non insulti la mia intelligenza, monsieur. Nella mia dispensa entro solo io. Il futuro dell'umanità dipende dal fatto che io trovi quello che sto cercando. Francamente, lei non mi sembra il tipo di persona in grado di salvare il futuro dell'umanità. L'aria è viziata, perché non sale a prendere aria? Non ci penso affatto. Io sono come il capitano che non abbandona mai la sua nave. Devo entrare. E io ho bisogno di una cucina più grande, e molti aiutanti, e un nuovo set di coltelli. Forse crede che sia facile per me cucinare in queste condizioni? Cambiamo argomento. Meglio così. Perché non sparisce? La lascio scopare. Devo andarmene. Très bien, d'altro canto l'avrei mandata via ugualmente. Si salvi chi può! Ah, è una persona intrepida, questo François. È dedito al suo lavoro, non c'è dubbio. È molto buio, non vedo quasi niente. Scommetto che è il cervello di Frankenstein. Spero che questo sia davvero il cervello di Frankie. Altrimenti, non so che fare. Aspetterò di avere tutto il corpo per metterlo lì.
Sarai uno... Benone, tutto è pronto. Questa volta non posso sbagliare. Frankie, non è possibile. Non ha funzionato di nuovo.